tecnico Luciano Cerasi, alla vigilia della sfida casalinga con il Castelnuovo. Inizia l'archiviata la gara di Coppa, il passaggio del turno. Come ha trovato la squadra in previsione di questa nuova importantissima gara? Allora, la squadra è consapevole che domani è una partita delicata con una squadra che è il Castelnuovo, che ha iniziato il campionato molto molto bene. Quindi è una partita impegnativa, è una partita che ci dobbiamo lasciare alle spalle subito, immediatamente la qualificazione e tutto il resto, e pensare esclusivamente a questa partita, perché è una partita che può succedere veramente di tutto, quindi dobbiamo farci trovare pronti a questo tipo di situazione. Tra le novità, si ritorna a giocare una gara ufficiale al Castrum, un Castelnuovo che, al netto della prima sconfitta stagionale con il Teramo, sta dimostrando comunque di essere una squadra in salute. Sì, esatto. Come è giusto che sia, cominciando in ritardo, ci poteva stare questa prima partita non al meglio da parte loro, però ho visto una squadra che si è aggiustata subito, una squadra che con un allenatore secondo me bravo, che ha avuto un assesto a livello di squadra importante, quindi andremo ad affrontare una squadra che è organizzata e ci dobbiamo contrabbattere, anche perché questo campo attualmente ci alleniamo qua, il nostro campo, la nostra sede attuale, e penso che faremo bene. Dall'infermeria ci sono novità? Allora, probabilmente non so se portarlo in panchina Di Paolo, però lo deciderò nel pomeriggio. I medici stanno fermi, purtroppo ancora le noci, il Mastrilli che ha un risentimento, però tutto sommato ci possiamo accontentare, anche se quello che mi pesa pure è la squalifica di Zanoni.